Ben ritrovati amici di Android.net, gli smartphone di Nubia nel 2016 ci hanno convinto appieno e oggi iniziamo la stagione di recensioni del 2017 parlando dell'ultimo arrivato della famiglia Z11, il gigante Z11 Max. Nubia Z11 Max è grande e pesante, ma è un male? No, chi cerca un tablet da ben 6 pollici sa a cosa va incontro, perché diciamocelo, per il resto è costruito molto bene. Il corpo è interamente in metallo, se non per due piccole bande in policarbonato sopra e sotto sul retro per le antenne, e i bordi un po' smussati gli danno una buona presa ma senza essere taglienti. E poi, lo sappiamo, l'attenzione di Nubia è sempre nei dettagli, con la fotocamera leggermente sporgente ma circondata dalla bellissima cromatura rossa che distingue l'azienda cinese, sotto cui si trova anche l'ottimo lettore di impronte digitali abbastanza veloce e preciso e che si può sfruttare anche per fare screenshot particolari, scattare foto o bloccare l'accesso ad alcune app. La disposizione di connettori e pulsanti permette poi una presa comoda dello smartphone, che comunque è ovviamente difficilissimo da usare a una mano sola se non per alcune operazioni di base. E tornando all'estetica, sul fronte il vetro curvo 2.5D copre un bellissimo display che, come vi ho già detto, è da 6 pollici AMOLED e che nonostante non sia un 2K ma solo 1080p è veramente definito e luminoso, con colori brillanti, poco riflettente e con dei buoni angoli visuali. Paradossalmente invece, mettendolo alla luminosità minima, i colori virano verso il viola, ma se non si abbassa manualmente è una cosa che non si nota praticamente mai, quindi alla fine non è un grave problema. Sotto al display ci sono poi i tre classici pulsanti soft touch, con quello centrale che è al solito un cerchietto rosso e che funziona anche da LED di notifica. L'hardware non è forse il migliore che si possa trovare in questa fascia di prezzo, ma grazie allo Snapdragon 652, 64 GB di memoria espandibili e 4 GB di RAM se la cava comunque egregiamente in ogni ambito. Così come la connettività, dove si possono usare due nano SIM se non si vuole espandere la memoria, c'è il Wi-Fi AC e il Bluetooth 4.1, ma mancano la banda 20 del 4G e l'NFC. Ecco, il cambio da Wi-Fi a rete dati non è istantaneo, ma per il resto, a parte le solite limitazioni dalla banda mancante, si comporta bene e anche il GPS non mi ha mai dato problemi. La ricchezza maggiore e il maggior punto di debolezza degli smartphone di Nubia è però il software, con la Nubia UI 4.0 basata su Android 6.0.1 Marshmallow, perché anche se mancano ancora le piccole finiture che si vedono in particolare nelle traduzioni italiane carenti, è un software ricco di tante cose interessanti, prima fra tutti le tante gesture sui bordi, che se da un lato non si attivano mai accidentalmente come succedeva sullo Z11 Borderless, il fatto che il bordo non arrivi proprio all'estremità le rende meno intuitive da utilizzare. E a parte questo ci sono tante altre gesture legate a swipe o movimenti dello smartphone, un ottimo controllo sulla modalità di notifica app per app o anche la possibilità di fare screenshot allungati o di registrare lo schermo tenendo premuto il lettore di impronte o il volume giù più il tasto di accensione. Una cosa che invece non mi è piaciuta molto è che dal launch stock, con uno swipe verso il basso, invece di aprirsi la tendina delle notifiche si apre l'assistente di ricerca e dunque per poter vedere le notifiche è assolutamente necessario avere entrambi le mani libere dato l'immenso display. In compenso però, anche se non è ancora aggiornato a Nougat, c'è l'ottimo split screen del software di Nubia che consente di avere due UI completamente distinte aperte in contemporanea, che su un 6 pollici fa davvero la differenza. Ecco, se ci fosse stata anche una modalità ad una mano sarebbe stato sicuramente meglio. Le app preinstallate poi non sono moltissime, e c'era un po' di bloatware inizialmente ma era tutto disinstallabile, e ciò che rimane sono le utilità che fanno comodo e le app di Google. E beh, le prestazioni non sono ovviamente quelle di un top di gamma, ma se la giocano bene soprattutto sono consistenti. La velocità di apertura delle app o delle variazioni di sistema non è istantanea, sì, ma non ci sono praticamente mai rallentamenti vistosi o lag, quindi alla fine l'esperienza utente è davvero buona. E anche nei giochi si comporta sempre bene, senza lag o rallentamenti, e questo unito ad un bel display è sicuramente un plus notevole. Ecco, invece, l'unica vera pecca del comparto multimediale è l'audio. Lo speaker mono sul fondo ha un volume un po' basso e una sonorità chiusa. Si poteva sicuramente fare di più e si doveva anche fare di più considerando che stiamo parlando di un tablet. Parliamo dunque di foto con 16 megapixel f2.0 sul retro e 8 megapixel solamente f2.4 sul fronte, accompagnati da un software ricco ma un po' macchinoso, con le modalità di scatto a scorrimento all'iOS che sono sì tante ma sono un po' intricate da scorrere, e per il resto ci sono anche tanti filtri in tempo reale e varie impostazioni che lo rendono alla fine un software completo. Dal punto di vista della qualità degli scatti casca invece un po' il palco, sia la fotocamera posteriore che quella frontale sono un po' carenti in quanto riguarda i dettagli già
di giorno. I colori sono buoni, sì, ma di notte il rumore si fa veramente prevalente. Insomma, c'è ancora un po' di ottimizzazione software da fare, ma per il resto vi rimando ai sample foto e video che sono nella recensione scritta linkata in descrizione. E beh, uno dei motivi per cui prendere un phablet è sicuramente l'autonomia, che qui con i 4000 mAh sotto la scocca sorprende in positivo. Con qualsiasi tipo di uso sono sempre arrivato a tarda notte senza riuscire a scaricarlo, e anzi, con le giornate più calme durante i giorni di festa sono riuscito ad arrivare praticamente a 2 giornate di utilizzo con anche 8 ore di schermo acceso. E dunque, tirando un po' le somme su questo terminale, le cose che più mi sono piaciute sono il display e la batteria, che garantisce un'ottima autonomia, unite ad un software ricco di funzionalità. Le cose che mi sono piaciute un po' meno invece partono anch'esse dal software, che ha ancora qualche baghettino, qualche rifinitura da fare nelle traduzioni, ma così come anche il fatto che ogni tanto si bloccava la rotazione automatica e bisogna andare a disattivarla e riattivarla. Piccoli bug che però inficiano un po' sull'esperienza utente, e per il resto la fotocamera andrebbe totalmente rivista perché è più da fascia media che da fascia medio-alta. Il prezzo di questo Nubia Z11 Max è di 350 euro su nubiamobile.it, che è il rivenditore ufficiale italiano con garanzia e tutto, un prezzo che non è forse più competitivo per questo tipo di hardware, ma che però per chi cerca uno smartphone grande, un bel phablet, è sicuramente un modello da tenere in grossa considerazione. Dunque, il voto finale che gli do è un 8.3. per approfondire con i voti parziali e con tanti altri dettagli, vi invito ad andare a vedere la recensione scritta che è linkata qui sotto in descrizione, e per il resto, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, e noi ci rivediamo come al solito al prossimo video. Un saluto da Alberto per tuttoandroid.net.